Oggi parliamo di un personaggio importantissimo e illustrissimo del nostro Piemonte, conosciuto in tutto il mondo. Vi parlo di Giorgetto Giugiaro, nato a Garessio nel 1938 e figlio di personaggi, sia il nonno che il papà erano già dediti alla pittura, pittura come quadri pittorici, ma anche come affreschi nelle chiese. Quindi in gioventù lui ebbe questo primo approccio verso l'arte e la storia dell'arte tramandata proprio dalla famiglia. In giovanissima età si trasferisce a Torino e si iscrive al Liceo Artistico di Torino, che è un corso che dura 4-5 anni e viene effettuato di giorno, mentre di sera frequenta un'altra scuola tecnica dove si illustravano soprattutto le tecnologie meccaniche che rappresentavano un po' l'elemento del futuro. E alla fine di questi corsi fece poi una mostra illustrativa nella quale lui disegnò diverse automobili. Questi disegni furono così interessanti e apprezzati anche da un certo Giacosa, Dante Giacosa, il quale era il progettista e il direttore tecnico della Fiat, che avvalendosi delle capacità di questo giovanotto lo fece entrare nella Fiat nel reparto stilistico, dove lui apprese anche qui in questa zona delle notizie interessanti per il suo lavoro. Era un personaggio giugiaro che bruciava un po' i tempi e infatti a soli 21 anni lascia la Fiat e va a lavorare per la Bertone, la carrozzeria Bertone già conosciuta soprattutto in Piemonte ma anche in Italia. Va bene, per questa carrozzeria lui lavorerà per tanti marchi, credo un numero infinito di personali. Fu uno di quelli che studiò anche la Galleria del Vento per avere vantaggi sulla velocità della macchina, e dopo tanti anni si mise in proprio e diede vita a una istituzione che chiamò Itel Designer. Con questo suo nome lavorò diversi marchi e fece diverse macchine che girarono poi in tutto il mondo, credo oltre 200. Questo gli diede la possibilità di farsi conoscere in tutto il mondo e anche il presidente dell'Italia, allora Ciampi, lo riconobbe come cavaliere del lavoro. Ebbe poi anche dei riconoscimenti nel campo della scuola, via dicendo, per queste notizie che lui dava anche ai giovani. E poi, anche dopo tanti anni di questa attività, ritornò ad essere il solo protagonista con suo figlio di questi disegni che faceva per i vari marchi internazionali e ancora tutt'oggi porta avanti questa linea che è un vanto dell'Italia. Per questo abbiamo voluto ricordare questo personaggio illustre. Grazie dell'ascolto e au revoir.